Non vi è distanza sulla Terra che le radiocomunicazioni non possano superare ed offre oggi all'umanità il più potente ed universale mezzo di rapida comunicazione a distanza che il mondo abbia mai conosciuto. Guglielmo Marconi. Nel nostro percorso alla ricerca dell'eredità di Guglielmo Marconi a 100 anni dal conferimento del Nobel per la fisica, siamo andati sul set delle prove dello spettacolo Nobel Marconi e abbiamo intervistato la regista e gli attori. Cosa fai qui fuori? Ah, sei sveglia? Dormivo, ma ho sentito che non c'eri più. Hai qualche fastidio? No, darling, tranquillizzati. Non riuscivo a prendere sonno e ho deciso di fare due passi. Non ti succede mai? Lo so, infatti la cosa un po' mi innervosisce. Se ti innervosisci, dopo non riesci a prendere sonno. Quando hai una preoccupazione, non me ne parli mai. Vuoi che a cena parli con te di valvole oppure del contratto con la Marina Militare? Che discorso è? Sono queste le mie preoccupazioni. E tu credi che non potrei capire? Certo che potresti capire, ma non subito. Ci si deve impratichire, bisogna studiare. Ti sembra il caso con una bambina piccola e tutti gli altri impegni? Tu però non hai studiato. Questo chi lo dice? Lo sanno tutti, Guglielmo. Fino a 20 anni, non ho fatto altro. Studiavi? E gli esperimenti? Gli esperimenti sono come lo studio, sono studio. Fino a 20 anni non ho fatto altro, ti ripeto. Studiavo per me, non per i professori o per il babbo e la mamma. Non so bene il perché, ma studiavo, sempre. Questo spettacolo è ambientato nel maggio 1909, quindi proprio in questi giorni, qui nella Villa Griffone dove vive Marconi. Sta passeggiando di notte e ha un po' di inquietudine. La moglie lo chiama, gli dice: vieni a dormire, Guglielmo, sì, ancora un attimo, cara, devo stare qui a riflettere. È inquieto Marconi, perché? Perché sono 4 anni che lo candidano, gli chiedono di partecipare al premio Nobel e che non vince. Quest'anno vincerà a dicembre. E cosa succede? Mentre è solo, la moglie è tornata a dormire, gli appare un personaggio strano, probabilmente una sua visione, ma non lo sappiamo come pubblico, che sa il futuro e gli predice che vincerà il premio. Credo che fossero tutti e due più che dei teorici, molto più dei pratici. Sia come Marconi, che si vede molto nella PS, viene detto poi dal personaggio di Marconi, più spesso lui dice che non aveva studiato e quindi aveva voglia di prendersi questa rivincita, era un autodidatta. Credo che anche Nobel fosse così, molto più sul pratico che sulla teoria. Lo vedo molto di più a trafficare con... sì, che con, come Marconi, a trafficare con gli strumenti piuttosto che stare su un tavolino a teorizzare qualcosa. Si va in profondità, no? Quando si lavora, quando si ha a che fare con il teatro, si studiano i personaggi e si capisce molto della vita delle persone, si intuisce quello che può essere stato. E sicuramente si capisce anche molto bene la grandezza di quest'uomo. Penso che Marconi sia sostanzialmente alla base di tutta una serie di modificazioni di rapporti che noi viviamo oggi, cioè il wireless, che oggi ci sembra una cosa scontata, è sostanzialmente stata iniziata e progettata in qualche modo da Marconi ed è alla base, quello che è il mio pensiero, di tutta una serie di modificazioni radicali della contemporaneità o del postmoderno, se così vogliamo chiamarlo, cioè di rapporti sociali, culturali, politici, economici incredibilmente diversi e che si sono dinamizzati appunto all'interno del Novecento. Thank you.
abbiamo inventato questo progetto di teatro nei luoghi, in associazione, in collaborazione con la Fondazione Marconi, e abbiamo creato questa idea di fare teatro nella villa, negli spazi della vita e della biografia di Guglielmo Marconi, portandoci anche il pubblico itinerante in questi bellissimi luoghi che sono tutti scenari teatrali meravigliosi, come questo giardino, la chiglia del Panfilo Elettra, l'Aula Magna, la sala qui al piano terra della villa. Noi lavoriamo sia sul luogo, sia sull'accadimento della celebrazione Radio Days e sulla vita di Marconi, ma anche degli scienziati, l'uomo e lo scienziato, l'umanità e la scienza. L'anno scorso abbiamo fatto Marconi 1 e 2 di Mario Giorgi, che è lo stesso autore di Nobel Marconi, lo spettacolo di quest'anno, dove abbiamo indagato le due personalità di Guglielmo Marconi, il Marconi pubblico, uomo di che parla con i giornalisti, uomo anche mondano, che industriale, che ha a che fare con la sua ditta, la sua industria, e l'uomo chiuso, lo scienziato, il pensatore, l'uomo che si chiudeva a chiave nella stanza dei Bacchi, qui nella soffitta di Villa Griffone, con le sue visioni. E quindi Marconi 1 e 2 interpretato dai nostri due attori, Davide Lore e Filippo Pagotto. È incredibile come su Marconi non si sia ancora detto molto, è stato un po' sopito il pensiero, no? La storia di quest'uomo. Per fortuna, grazie a queste iniziative dei Radio Days, del Comune e della Fondazione, grazie nel nostro piccolo, credo anche ai nostri studi, ai nostri spettacoli, poi al centenario di quest'anno si ricomincia a studiare, a rileggere la figura di Marconi.